Iniziative sull'immigrazione, 650.000 euro nel 2013, circa 1.000.000 nel 2014, ma con una popolazione di circa 500.000 persone immigrate è sufficiente o no? Beh, ci vorrebbe di più, ma per avere dei progetti validi, e ricordiamoci che stiamo parlando del 10% della popolazione veneta. E se da un lato queste risorse vanno nel filone dell'integrazione, dall'altro a mio avviso bisognerà anche iniziare a investirle per i progetti di ritorno, per l'immigrazione di ritorno, o meglio per incentivare coloro che vogliono tornare a casa ad essere agevolati ad andarci. L'ipotesi potrebbe essere anche quella di creare dei progetti di microcredito per sostenere le persone nel loro paese d'origine, ma attraverso quali organismi e quali associazioni o la Regione intende costituire un organismo apposito per queste cose? Beh, c'è la consulta per l'immigrazione, però ricordiamo che molto spesso abbiamo degli immigrati, anche artigiani ad esempio, o lavoratori che sono qui da soli, hanno la famiglia dalle altre parti in giro per il mondo, tornandosene a casa potrebbero, che so, magari dar vita a nuove attività imprenditoriali. Aiutiamoli a casa loro, potrebbe essere lo slogan.